Salve a tutti amici e benvenuti sul Matanna, sulle Alpi Apuane in Toscana. Quest'oggi facciamo un giretto, voglio provare anche il pendolino, sto percorrendo i sentieri dove si dice ci siano streghe, streghi, che avvengano cose di ogni tipo, ecco, quindi percorriamo questi bellissimi luoghi e vediamo un po' cosa esce fuori. Il Monte Matanna è il più alto di tutte le Apuane del Sud. Ha una forma di piramide e forse è proprio per questo che si dice fosse il monte preferito delle streghe. I pastori, durante le notti di veglia, notavano delle strane processioni con lumini che attraversavano la foce del pallone e si dirigevano verso la vetta. Una volta in cima, vedevano delle strisce di fuoco, come se un vulcano stesse eruttando. Erano le streghe? Non si può dire che l'atmosfera non sia consona. C'è nebbia ovunque. Andrò più avanti, poi sceglierò un posto per sedermi e iniziare a fare qualche domanda. Non mi aspettavo la nebbia, devo dire la verità. Da una parte è bello perché è atmosferico, dall'altra non c'è né la vista sul mare di là, né la vista sulle montagne di qua. Un vero peccato. Qui abbiamo una targa che ci spiega perché questo punto si chiama Foce del Pallone. Non sapevo che fosse dovuto al pallone aerostatico. Allora, qua sotto, più o meno, credo che sia qua sotto, sì, c'è la Grotta dell'Onda. È un po' lontanina e non possiamo andarci, altrimenti non riuscirei più a risalire. Si farebbe veramente, veramente tardissimo, anche se sarebbe un luogo ideale per fare l'indagine. Mi ricordo che ci misero anche una panchina, però dopo diventa veramente, veramente in salita. Non credo che il tempo andrà a migliorare. Sono già le 15:22. Non so. Peccato, volevo vedere il mare, mi mancava. Allora ragazzi, so che l'ho comunque accennato e detto da un bel po' di parti, però vi tengo aggiornati tutti coloro che mi seguono anche, magari solo su Amico Blog e magari non su tanti altri miei social dove ne ho parlato bene o male. Sto facendo pochi video su questo canale perché devo comunque pensare al resto. Piano piano riprendo, non vi preoccupate. Vedete che questo è un tentativo intanto di iniziare di nuovo. Dovuto anche a un periodo veramente brutto perché adesso mi sto ritrovando da solo in casa a dover mantenere tutto e non è facile. Quindi tanti viaggi li ho tagliati, tante cose le ho tagliate. Mi ritrovo single dopo 14 anni di fidanzamento e quindi devo gestire un po' la botta, la situazione, e anche perché si tratta di un doppio lutto, diciamo, perché non solo se n'è andata via lei, ma se n'è andata via anche Bea, perché Bea era comunque sua, quindi dalla fine del rapporto c'è stata anche questa conseguenza. Io Bea la portavo spesso con me nei miei viaggi di misteri da cacciare, come ben sapete. Quindi anche la mancanza di Bea mi fa sentire terribilmente solo. Però io capisco che sono sfide del destino e io ho capito che adesso devo trovare
la mia strada da solo. Devo trovare la serenità interiore senza bisogno di nessuno. Per questo adesso cercherò di fare più trekking, però solamente quando mi sarò rimesso più avanti, perché come se non bastasse si è aggiunta un'operazione chirurgica che avrò fra circa un mesetto di ernia inguinale, niente di che, figuratevi, però poi c'è la... mi dovrò recuperare pian piano, però almeno mi tolgo un peso che avevo da tanti anni. Divenne sintomatica nel 2019 circa, quest'ernia, e da allora io resisto nella speranza che si stabilizzi il problema, il dolore, ma in realtà va solo a peggiorare, quindi adesso è basta, finita, mi faccio operare e via. Devo ringraziare che i tempi d'attesa qui sono stati brevi, un mese alla fine, niente di che. Guardate qua con la nebbia. Quindi niente, ci tenevo a tenervi aggiornati sulla mia situazione attuale, anche perché poi ci sono tanti che mi chiedono: ma dov'è Bea? Ma dov'è Bea? E che fine ha fatto Bea? E allora io ogni tanto l'ho scritto, però ecco, faccio prima a fare un video ad aggiornarvi. Non chiedetemi ovviamente motivi vari delle cose, perché sapete che non ha senso per noi parlarne. E quindi questa è la situazione. La situazione è che c'è nebbia ovunque e che io sto cercando un punto adatto. Mi sono preso anche una tovaglietta mistica. Vedremo se lì il pendolino funzionerà ancora meglio. E a proposito, ci tengo a precisare che sto facendo tante live TikTok su Amico Diverte come canale TikTok alle 21:30, e sono live di paranormale, esperimenti, eccetera eccetera. E stanno venendo fuori delle cose incredibili, come avete potuto vedere anche da qualche video che poi ho ricaricato direttamente sul canale. Continuerò a ricaricare qualche live. Infatti non so se uscirà un'altra live prima di questo video. Comunque questo punto mi sta ispirando, guardate. Speravo di trovare anche un punto con un po' più di segnale telefonico, poteva aiutarmi per qualcosa, però vabbè, ci si accontenta. Ok, ho scelto questo come luogo. Questa è la mia nuova tovaglietta. Se vi state chiedendo dove l'hai presa, l'ho pagata pochissimo su Amazon. Vi metto un link in descrizione nel caso qualcuno sia interessato ad averla. È anche molto bella come arredo. Quindi cominciamo l'indagine. Allora, posso parlare con una presenza legata a questo luogo, per favore? C'è qualcuno qui vicino a me? Idiota! Ah, ok, cominciamo bene! Cominciamo bene! Idiota, ok. Perché? Ma io ho fatto una semplice domanda. Ma il che vuol dire che forse qui ci sono delle presenze un po' birichine. Io voglio parlare con una presenza del posto, per favore. E se ti avvicini, puoi provare anche a far brillare lo strumento, quello lì, concentrandoti su di quello, facendomelo arrivare fino al colore rosso. Vorrei parlarvi o chiedervi qualcosa sulle streghe, sulla leggenda delle streghe che si narra in questi luoghi. Ok, intanto proviamo a prendere il pendolino e a fare qualche domanda anche con quello. Ok. Per favore, c'è qualcuno che può venire a parlarmi? No? Questo è un no. Perché no?
Intrappolato. Intrappolato.